tutti, sono Christian di Yes. Vi do il benvenuto al settimo episodio del videocorso dedicato alla configurazione di Genio Plus. Oggi vedremo assieme come configurare le uscite elettroniche e come creare equazioni logiche. Vediamo ora un esempio di come configurare le uscite elettroniche di una centrale Genio Plus. Una volta eseguita la connessione alla centrale e letta la configurazione, selezionare il menu Uscite. Il browser è diviso in due sezioni, la parte superiore con l'elenco completo di tutte le uscite che la centrale può gestire, ovviamente se presenti fisicamente, e nella parte di destra abbiamo le opzioni che consentono di andare a definire la modalità di esercizio dell'uscita. Supponiamo per esempio di voler configurare l'uscita numero 1 per segnalare lo stato di impianto inserito del nostro sistema. Selezionare quindi la riga di riferimento, nella sezione funzione di uscita cliccare nel menu a tendina ed individuare l'evento desiderato. Si può quindi scorrere l'elenco fino a trovare la voce di nostro interesse. Nello specifico potremmo inserire inserimento totale dei settori, quindi selezioniamo l'opzione. L'uscita si attiverà in quali condizioni? All'inserimento di tutte le aree dei settori specificati, pertanto l'assegnazione di impianto inserito in questo caso verrà evidenziata quando saranno accesi contemporaneamente i settori 1, 2, 3 e 4 dell'area 1. L'uscita può essere di tipo stato oppure potrebbe essere anche di tipo impulsivo. In questo caso l'impulso può essere positivo, negativo o ricaricabile. Se vogliamo dare un comando di tipo impulsivo possiamo selezionare la voce NRT impulso positivo e nella sezione timer potremo attivare il tempo appunto necessario per la segnalazione. Quindi nel menu sottostante, nella voce timer, con il menu a scorrimento, possiamo settare il tempo desiderato. In questo caso, a fronte dell'evento di inserimento dell'impianto, l'uscita 1 si attiverà per 10 secondi per poi ritornare a riposo. Se invece deve essere una segnalazione stabile, si manterrà l'opzione stato. Questo per segnalare la condizione di inserimento totale del sistema. Se invece vogliamo segnalare anche la condizione di inserimento parziale, quindi eventuali settori che vengono inseriti in maniera parziale, potremmo selezionare la voce inserimento parziale dei settori. In questo caso l'uscita commuterà dal momento in cui andremo ad accendere uno qualsiasi dei settori appartenente all'area 1. Quindi si attiverà in maniera indifferente, sia che venga attivato il settore 1 anziché il settore 2, il settore 3, o il settore 4. Ogni uscita può essere comandata per un solo evento. Nel caso ci sia la necessità di comandarla per eventi diversi, la funzione di uscita che possiamo selezionare può essere un'equazione logica. Per esempio, se l'uscita 2 si deve attivare per più condizioni che si verificano contemporaneamente, andremo a selezionare tra le funzioni di uscita le voci equazioni logiche. La centrale permette di creare fino a 8 equazioni logiche. Supponiamo di voler generare l'equazione logica 1. La selezioniamo. Anche in questo caso si può impostare il modo di attivazione che può essere stato o stato negato. Nel dettaglio poi l'uscita si comporterà in maniera diversa a seconda dei settaggi che andremo ad eseguire nella sezione equazioni logiche. Per cui selezioniamo equazioni logiche. Il browser ci propone questa ulteriore schermata dove abbiamo la possibilità di creare 8 equazioni logiche e per queste 8 abbiamo 16 termini che possono essere comuni. Di default, vedete adesso, ci sono tutti i campi in grigetto perché non abbiamo assegnato nessun tipo di funzione logica. Se clicchiamo sulla riga numero 1 nella freccia relativa, abbiamo l'indicazione di quelli che sono i possibili eventi che possiamo scegliere. Si va dall'aggressione ingresso, allarme allagamento, allarme coercizione, fuga gas e via dicendo. E per cui possiamo scegliere ovviamente quelli che sono gli elementi di nostro interesse. Per esempio potremmo legare l'attivazione dell'uscita a una condizione particolare di inserimento dell'impianto o anche a una condizione di allarme di un dispositivo. Facciamo un esempio nel quale andiamo a definire che i termini dell'equazione sono la condizione di allarme intrusione da ingresso. In questo caso è un ingresso che dovrà appartenere necessariamente a uno dei settori che sono qui indicati, quindi settori 1, 2, 3 e 4. L'altra condizione potrebbe essere che l'uscita debba essere comandata anche da un evento di inserimento. Supponiamo che ci sia l'attivazione del sistema da parte di un utente digitando un codice. Ecco, in questo caso abbiamo determinato due possibili termini dell'equazione, ma l'equazione in sé non è ancora attiva, fin tanto che non andiamo a selezionare nella parte sottostante i termini. Per cui nel riquadro equazioni logiche puntiamo il termine 1 e il termine 2. L'equazione non è ancora attiva in quanto
Vedete, c'è l'indicazione OFF. Selezionando con il tasto freccia possiamo scegliere gli operatori OR AND XOR. Se viene scelto l'operatore OR, naturalmente l'uscita quando è che cambierà di stato? Quando si verifica una o entrambe le selezioni che abbiamo dato, per cui l'uscita si attiverà alla condizione di intrusione dall'ingresso, da un ingresso appartenente ai settori qui indicati, o dal momento in cui viene inserito il codice dell'utente 1. Se scegliamo naturalmente l'operatore AND, l'uscita si attiverà quando le due condizioni si verificano nello stesso ciclo di inserimento. La modalità invece XOR prevede che l'uscita si attivi quando si verifica una condizione, quando si verifica l'altra condizione, ma non quando entrambe sono presenti, e naturalmente non si attiverà quando queste non si verificano contemporaneamente. L'uscita in questo caso come commuterà? In modo a stato, quando si verifica l'intrusione dell'ingresso, e a commutazione quando si verifica l'inserimento del codice utente, quindi in modalità diverse. Selezionando una sezione modo si possono valutare modalità di attivazione diverse, come visto in precedenza, per cui l'uscita potrebbe essere a stato, potrebbe essere impulsiva con impulso negativo o impulso positivo. Per quanto riguarda l'attività di azione dell'uscita in modalità impulsiva, c'è la possibilità anche di impostare un timer che è non ricaricabile. In questo caso che cosa avviene? Quando si verifica un'intrusione generata da un ingresso appartenente al settore 1, 2, 3, 4 dell'area 1, l'uscita si attiverà per 6 secondi per poi ritornare a riposo. NRT sta infatti per timer non ricaricabile. Se selezioniamo invece la voce RT impulso positivo, in questo caso vedete che il diagramma cambia. In questa modalità che cosa avviene? L'uscita verrà mantenuta attiva fin tanto che persisterà la condizione di intrusione generata da un dispositivo. Facciamo un esempio: se ci fosse un sensore volumetrico che continua a rilevare il movimento di una persona all'interno della stanza, continuerebbe a mantenere attiva l'uscita fin tanto che questa persona non esce dalla stessa. Quindi è un timer ricaricabile. Per quanto riguarda il codice inserito da utente, anche qui si può scegliere l'attivazione tipo appunto a commutazione, NRT impulso positivo, RT impulso positivo, e poi c'è anche la selezione con impulso negativo, sempre timer non ricaricabile, oppure timer ricaricabile. Ricordo che i termini delle equazioni sono complessivamente 16 e questi potranno essere suddivisi nelle 8 possibili equazioni che andiamo a generare. La configurazione della centrale naturalmente non sarà attiva finché non viene scritta attraverso appunto il browser YES. Altre opzioni presenti in questa schermata sono quelle legate alla possibilità di definire in modalità di interblocco due uscite tra loro successive. Questa funzionalità quando viene utilizzata? Vedete innanzitutto che l'abbinamento è l'uscita 1 con la 2, successivamente la 3 con la 4 e via dicendo, quindi la prima uscita dispari con la successiva prima uscita pari. La funzionalità di interblocco viene utilizzata quando per esempio sfruttiamo delle uscite elettroniche per comandare l'abbassamento e il sollevamento di tapparelle. Questa funzione a che cosa serve? Sostanzialmente, se l'uscita 1 è stata già attivata, non può arrivare un comando all'uscita 2 fin tanto che l'uscita 1 appunto non ritorna a riposo. Sostanzialmente evita che ci sia l'eventuale danneggiamento del motore connesso alle uscite se arrivano due comandi simultaneamente, quello di inserimento appunto, quindi abbassamento, e quello di disinserimento impianto, che comanderà in questo caso il sollevamento della tapparella. Naturalmente in questa modalità dovremo selezionare quelle che sono le condizioni adeguate per il comando dell'uscita, per cui se c'è l'uscita 1 che viene attivata quando si verifica l'inserimento, questa uscita possiamo sfruttarla per comandare l'abbassamento delle tapparelle, e sequenzialmente andremo a configurare l'uscita 2 invece, che si comporterà in maniera opposta, per cui nell'elenco qui indicato andremo a scegliere il disinserimento totale dei settori, ovviamente sempre degli stessi settori dell'area 1. Andremo a selezionare il tipo di attivazione, a commutazione o a stato, indifferente, dipende dalla necessità che abbiamo, e successivamente andremo a scrivere la configurazione. Ecco, questi sono alcuni esempi di come sfruttare le uscite elettroniche. Naturalmente si possono configurare in base alle necessità. L'uscita 1 può essere replicata sull'uscita di bordo. Se abbiamo necessità di avere un maggior numero di uscite,
andremo a collegare su Genio Plus una scheda ETR RAIL che aggiunge 8 uscite in scambio pulito, oppure ETR RAIL 4 che ne aggiunge 4. Tutte le altre uscite che sono successive all'uscita numero 8 saranno disponibili se presenti dei concentratori River ai quali noi possiamo collegare ulteriori schede RLE. Si possono anche poi gestire eventuali uscite sfruttando degli attuatori wireless, per esempio il DC4TD, che è un attuatore bidirezionale della linea E-Trade.